Allora, ci troviamo al cospetto di quello che vedete ora, che è la Villa Moglia. Questa villa risale al 1700 ed era adibita appunto, era un opificio e dopo convertito in villa residenziale. Molto probabilmente dentro, come abbiamo letto, troveremo ancora degli affreschi. Lo stato è abbastanza, come vedete, abbastanza decadente. Ci sono ancora un sacco di persone che si stanno battendo appunto per la ristrutturazione e rifarla tornare a quello che era il suo antico splendore. Questi qua dovrebbero essere sono i portici, e appunto come vedete è crollato tutto, è coperto dalla vegetazione. Dalla natura. Eh sì, sono quelle ormai tipico dei posti abbandonati. Guarda qua. Cose interessanti come lo sballo, diciamo, è solo un sottotetto, no? Tanto fa più caldo dentro lo sballo. È abbastanza di là. Avanti. La cosa sì. Pipistrello. Ah sì, un pipistrello. In gruppo, infatti. Quindi ce ne sono altri. Probabile. Lasciamolo lì. Ce ne sono altri o? Però mi sembra strano, ce ne sia uno. Anzi, abbiamo trovato subito dei. Non si sa che cos'è, se è un sottotetto. Qua va avanti, oh. Che c'è, sì, bravo. È quello di prima. Torniamo indietro di qua, ci più sicuro. Faccio, ecco, bravo. Niente. Lì si ritornava al punto di partenza. Entriamo ufficialmente nella villa, vediamo un attimo che cosa troviamo. Ciao ragazzi. Wow. Abbiamo trovato un posto assurdo veramente, dai bagni. Là ci sono i bagni. Io provo a vedere un attimo la parte sopra senza entrare nelle... è pavimentato legno. Anche là è bello. Bello, eh. E il soffitto proprio finale, il tetto proprio, è stato rifatto. Ah! È fresco, le travi sono di legno buonissimo. Questa è la scalinata, quella buona, che ci permetterà di salire al piano superiore. C'è un pozzo. Quello profondino, tra l'altro. Infatti secondo me quella roba là che tirava su era una pompa. Questa scalinata l'avete fatta? Da sopra vale la pena. Dai. Siamo troppo vicini.
questa qua. Dico che il tetto è nuovo. Ah, cazzo. Vedi che sì, là, sì, là è crollato e l'hanno rifatto tutto. Questa parte è nuova, nuova. Guarda, guarda come sono fresche le assi. Sono belle, eh. Sì, sì. Fattibile? Occhio, eh. Ma il trio lì è tutto calcolato, Loris, mica scemo. Ma un tipo se passi ninja da qui? Sushi è passato di qua. Ok, dai, va bene. A posto? Non siamo stati noi. Magari il vento. Il vento che ha spostato qualcosa? Qua non è molle. Indovinate cosa c'è dall'altra parte di quel muro? Deve essere un passaggio. Cioè, wow, sì, sì, sì. Sembra proprio. Mamma mia, però qua da entrare. No? Sì. Dio, c'è un tappo di ragnatele. Guarda quello. Ah! Se questo salta mi risplendono gli occhi. Oddio, che merda, fammelo andare. Ah! Chissà quanti ce ne saranno come quello. Tra l'altro questo qui è un punto perfetto per far partire il drone, sai? Sì. Sì. Ok, abbiamo trovato, no, prima la cucina, che non l'ho ripresa. C'era una cucina, e qui c'è un tinozzone. Qua c'è una cucina andata male. E poi il resto di là. Andiamo a vedere il cinema. Wow, è qui. Il televisore. Ok, mi sa che li do tutti e due. Questi qua sono vestiti, credo sembrano delle divise di un collegio. Ah beh, è vero, potrebbero essere divise degli operai se c'erano il discorso della del in oro. No. Ah, ok, un apificio, sì. Allora, abbiamo trovato questa scala che sembra che porta delle cantine. Le cantine. Allagate. Sì. Questa potrebbe essere una cantina. Questi sono boiler giganti di acqua. Ok, siamo entrati in quello che dovrebbe essere la cappella. Ragazzi, qua dentro è una bomba. Thank you.
Niente ragazzi, chiudiamola qui. Mi chiudo il video qua al cancello mentre esco e basta, fine. Alla prossima. Alla prossima esplorazione. Yeah.